C'era una volta una bambina. Oggi c'è un adolescente. Sì, questa storia si svolge in un arco di tempo breve. Perché Greta Galli, nei suoi primi 18 anni di vita, ha già fatto qualcosa di importante per il mondo. No, questa volta non ti chiediamo di immedesimarti nel protagonista, perché dovresti appropriarti di un talento specifico e appassionarti a una materia molto tecnica, e poi c'è troppo poco tempo. Per questa storia e per questa volta dovrai avere però un occhio molto attento. Tranquillo, non siamo impazziti. Fidati e prova ad ascoltare anche con gli occhi. Questa è la storia speciale di un umano comune. Se l'ascolterai fino alla fine, non ti resterà altro che chiederti: e io? Che razza di umano sono? Umano 0.3. Lei ci dà una mano con i Lego. So cosa stai pensando. Non facciamola così speciale, dai. Non è certo la prima volta nella storia che un giovane si distingue. Hai ragione. La storia, infatti, tiene in memoria le rivoluzioni con cui i giovani talenti di ogni epoca hanno lasciato il segno nelle più svariate discipline. E di esempi ne abbiamo molti, artisti e inventori per lo più. Oggi poi, la storia facilita il lavoro alla cronaca perché vediamo come la creatività, l'entusiasmo e la passione che le nuove generazioni incarnano stiano dando i loro frutti in tante parti del mondo. E spesso il denominatore comune è uno: la tecnologia messa a servizio del bene comune. Ecco, per questa storia e per questa volta dovrai più che altro immedesimarti in una persona del futuro che vede anche attraverso l'occhio della tecnologia. Come fossi una sorta di Isaac Asimov o di Philip Dick, Doris Lessing o Margaret Atwood, a tua scelta. Stiamo parlando dei più giovani tra noi. Stiamo parlando dei futuri adulti. Stiamo parlando di umani che incarnano la speranza. Greta Galli è una di loro e vive vicino a noi. Lei vuole cambiare il mondo e ha soli 18 anni. Ci sta riuscendo. Ti piacciono i droni? O meglio, ti piace guardare le immagini catturate dai droni? Lunghe sequenze di mondo che scorrono riprese dall'alto a volo d'uccello. Ecco, pensa per un attimo di guardare dal futuro ciò che del XXI secolo ti rimanda il tuo drone 10.0. Stai cercando l'origine di alcune delle più importanti invenzioni che hanno aiutato la tua generazione. Ti aspetti di vedere i grattacieli di Tokyo o le vetrate di New York, al massimo Dubai. Invece no. Il segnale perde per un attimo di potenza, poi l'immagine torna nitida. Bene. Adesso allora immagina di sorvolare la provincia di Varese in una pigra domenica mattina di settembre. Non ci sono montagne da scalare con gli occhi, né laghi da solcare a filo d'acqua. A dire il vero, non si vedono neppure grandi distese di campi, però ci sono i boschi, quelli sì. Tuttavia, non è il paesaggio naturale a predominare in questo spazio di mondo. Sono le case di una provincia abitata da famiglie di lavoratori, palazzine, villette a schiera e capannoni per lo più, tagliati dalla luce settembrina, nel silenzio di una domenica mattina qualunque. Nessun grattacielo. A un certo punto il nostro drone rallenta e comincia a sorvolare, lungo traiettorie di centri concentrici sempre più stretti, una cittadina apparentemente anonima, Fagnano Olona. Siamo a una trentina di chilometri da Varese e tutto, in questa mattina tiepida, rientra perfettamente nei canoni della normalità. D'altronde, cosa può succedere a Fagnano Olona? Molti, ancora oggi, risponderebbero niente. Eppure, in questo niente c'è tutto. C'è la vita di tante famiglie. E fra loro c'è la famiglia Galli. Mamma Alessandra e papà Giorgio, entrambi operai, e la piccola Greta, una bella bambina dai capelli color foglia d'autunno, proprio lo stesso tono di luce di questa mattina, quando bussiamo alla porta di casa Galli.
la nostra prospettiva è quella senza filtri e senza pregiudizi della lente convessa di una telecamera. Il nostro passo è quello dettato dal movimento applanare del drone, sempre più vicino al soggetto. Il nostro interesse rimane sempre quello umano. Ah, quasi dimenticavamo. Siamo nei primi anni 2000. Oggi è domenica e Greta è a casa dall'asilo. Così sta con il nonno, il suo migliore amico. Lui, infatti, ha trasformato il garage in un covo per inventori. Agli occhi di Greta è un mago che regna su un mondo di meraviglie. Cacciaviti, brugole, molle, bulloni, assi di legno. Tutti ingredienti che da soli sono oggetti inanimati, ma che assemblati dalle mani esperte del nonno creano soluzioni uniche e in qualche modo cambiano il mondo. Greta è ancora piccola, ma già intuisce l'importanza di dare vita a meccanismi funzionanti. Si può dire che prima di iniziare a parlare, Greta abbia imparato a piantare chiodi con un piccolo martello che il nonno le ha regalato. Col tempo ha accesso all'intera cassetta degli attrezzi, con cui costruisce nell'ordine una casetta per gli uccelli, uno spaventapasseri, uno yo-yo e una rete da pallavolo. Oggetti che segnano le tappe della sua crescita. Un'infanzia passata a usare le mani, a seguire con i polpastrelli i dislivelli delle venature sul legno e a dosare il peso del trapano e della sega. E poi ci sono loro. Il grande amore di Greta. I mattoncini Lego. Qui il nonno non c'entra. Dovremmo piuttosto ringraziare chi ha avuto l'idea di regalare alla nostra protagonista per il compleanno la sua prima scatola di Lego. Greta ha 4 anni e se la ricorda ancora bene quella scatola che forse da qualche parte in cantina c'è ancora. Da questo momento, ogni anno e ad ogni Natale, Greta chiede come regalo sempre loro, i Lego. Prima ci sono stati Duplo, poi Technic e infine il Lego Robotic Mindstorms. Non un semplice gioco, ma un vero e proprio motore per scatenare la giusta tempesta di neuroni, quella in grado di combinare al meglio i mattoncini con i motori elettrici e i sensori per costruire robot, sistemi automatici e interattivi. Da questo momento, una volta acquisite e sperimentate le basi della meccanica nel garage del nonno, la nostra protagonista capisce qual è la sua strada. La robotica. Greta ha 11 anni. La sua è una spiccata propensione verso le cose da maschiaccio, come dice lei, come dicono i suoi, come dice la gente, come di solito si pensa. Eppure, la nostra protagonista è fuori dagli schemi non per il sesso delle sue passioni, ma per la creatività delle trasformazioni che arriveranno a dare una mano persino alla scienza. Nel salotto di casa Galli si sprecano le foto incorniciate di Greta di fianco alla sua prima torre Lego alta quanto lei, di Greta a bordo di una moto giocattolo nel periodo in cui il suo sogno era diventare meccanico di MotoGP, ancora di Greta insieme al nonno con un caschetto rosso in testa e poi sempre Greta con il suo primo robot costruito tutto da sola durante le scuole medie. Adesso la nostra protagonista frequenta la scuola superiore. Ha scelto un istituto tecnico dove la sua passione può fiorire grazie alla pratica. Una passione che negli anni è maturata e ha preso forma tanto da modificare l'assetto di casa. Oggi infatti Greta ha a disposizione una mansarda intera dove poter progettare e testare le sue invenzioni. Appena torna a casa da scuola, Greta sale le scale di corsa e neanche il tempo di abituare gli occhi alla luce azzurra riflessa dalle pareti appena dipinte, la nostra protagonista è già al lavoro. Il drone che sbircia fuori dalla finestra zooma su una strana creazione. Si tratta di una mano robotica realizzata completamente con i Lego. Avete perso il filo del discorso? Ok, avete ragione. Facciamo allora un passo indietro di qualche mese. La famiglia Galli viene travolta da una notizia scioccante che ha un grande impatto su Greta. Dalla porta di casa entrano la brutalità del mondo e insieme la sua fatalità, che allungano un'ombra grigia sui sorrisi delle foto in salotto. Un caro amico di famiglia che Greta conosce da quando è bambina è stato coinvolto in un grave incidente stradale. Dopo qualche tempo trascorso in bilico tra la vita e la morte, viene dichiarato fuori pericolo, ma la sua esistenza non sarà più quella di prima. Ha infatti perso entrambe le gambe. Il trauma
di questa persona vicina tocca nel profondo Greta, che non riesce a fare pace con una incongruenza, un paradosso, una ingiustizia. Com'è possibile che nel XXI secolo, se hai una disabilità, sia così difficile vivere in modo accessibile e realmente inclusivo? Greta e la sua famiglia hanno visto infatti cambiare radicalmente la vita del loro amico, in un crescendo di difficoltà, aggravate dal fatto che gli strumenti a sostegno di una buona qualità di vita, il più delle volte, restano economicamente inaccessibili. In questo caso specifico si tratta delle protesi. Non tutti infatti possono permettersi protesi all'avanguardia. Costano troppo. Ci si deve accontentare, ma tu ti accontenteresti di un paio di gambe di serie C? Greta ha 16 anni e ogni giorno dopo scuola, nella sua mansarda, fa esperimenti con mattoncini Lego e sensori. Cancellatevi dalla mente l'immagine della classica nerd solitaria sommersa da cavi, cavetti e codice macchina. Greta è tutt'altro, o meglio, è anche altro. Uscite con gli amici, studio e sport. Nel frattempo, nella testa di Greta comincia a svilupparsi un'idea. E così, mattoncino su mattoncino, si fa carico della resilienza di chi ha perso energia e speranza. Nasce così Cyborg. Si tratta di una mano robotica realizzata interamente con i Lego. Sì, hai sentito bene. E adesso, guarda. Ha la forma di una protesi in stile Robocop, da metà avambraccio fino alle dita. Poi, ecco, ha 4 motori e 4 sensori, li vedi? Che fanno aprire e chiudere le dita della mano artificiale. Praticamente una protesi a basso costo. Appena terminato il progetto, Greta lo pubblica sul gruppo Facebook di AFOL, Adults Fan of Lego, ossia il luogo digitale e social dei fan più sfegatati dai famosi mattoncini. Ed è subito un successo. La mano di Greta, ups, cyborgre, colpisce subito l'attenzione, tanto da diventare virale all'interno del mondo Lego. Dopo qualche mese, infatti, la nostra protagonista viene invitata a partecipare al Coolest Project a Dublino. Si tratta di un importante meeting durante il quale si danno appuntamento i giovani innovatori tecnologici provenienti da tutto il mondo. È il 2018 e Greta è lì, sorridente e orgogliosa, perché proprio lì capisce di essere sulla strada giusta. La strada che fa della creatività uno strumento di progresso umano. La strada lungo la quale avere la libertà di mettere insieme i mattoncini giusti per aiutare gli altri. Greta si chiede: se le tecnologie per aiutare le persone a vivere meglio, in particolare chi ha una disabilità, ci sono, allora perché non applicarle? Questione di costi? Ok. Ma con il coraggio e la baldanza della giovinezza, Greta dimostra che se si vuole, le soluzioni si trovano. Cyborgre viaggia infatti in giro per l'Italia. Greta viene invitata a presentare il prototipo di protesi sia davanti a platee di imprenditori, sia nelle scuole. E poi ci sono loro, gli eventi Lego, che la tengono impegnata anche per buona parte del 2020. La mano di Greta ha tutte le potenzialità per diventare la mano di tante persone in difficoltà. In occasione delle varie presentazioni di Cyborgre in giro per l'Italia, durante il 2019, Greta conosce il campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli. Lui è cieco e Greta incomincia a interessarsi anche al mondo della disabilità visiva. E così, un'altra idea pian piano si fa strada. Ma intanto, la vita quotidiana con i suoi impegni va avanti e bisogna starle dietro. Poi, nel 2020 arriva il Covid. E durante il lockdown la quotidianità rallenta. Un po' di didattica a distanza e tanto tempo libero. Così, quell'idea che le frulla in testa da un po' comincia a prendere sempre più spazio, fino a definirsi in una forma che trova compimento sul tavolo di lavoro nella sua mansarda azzurra. L'idea è quella di mettere a disposizione di chi non vede un bastone che faccia sia da guida sia da occhio e che ovviamente sia a basso costo. D'altronde ormai lo abbiamo capito, per la nostra protagonista un progetto davvero inclusivo deve essere anche accessibile economicamente. Quindi adesso facciamo un salto nel futuro presente e guardiamo il bastone di Greta.
anzitutto è bianco e rosso, esattamente come il classico bastone per ciechi. Scelta obbligata che serve per facilitare chi vede a non intralciare il cammino di chi invece per muoversi ha bisogno di una guida. Questa è l'unica somiglianza con il classico vecchio e caro bastone per ciechi. Grazie alla consulenza di Daniele Cassioli, infatti, Greta scopre che chi ha una disabilità visiva, con lo smartphone, riesce a comunicare senza problemi tramite non solo i messaggi vocali, ma anche il voice over. Così, come 1 più 1 fa 2, la nostra protagonista mette insieme i fattori dell'operazione e voilà! Nasce il prototipo di quello che potrebbe essere una soluzione davvero inclusiva e a basso costo. Il bastone di Greta è di plastica, disegnato da lei e prodotto nuovo da una stampante 3D. Dopo aver testato diverse applicazioni, Greta trova quelle giuste per supportare 3 sensori e predisporre la possibilità di inserirne un quarto. Questi sono gli occhi che avranno il compito di rilevare gli ostacoli lungo il cammino, ma non solo. Sono loro, i sensori, a dire come superare quell'ostacolo. In che modo? Grazie allo smartphone collegato al bastone tramite Bluetooth. È la voce del cellulare, infatti, a dare le giuste indicazioni, comunicando alla persona la direzione da prendere. Gli imprevisti, però, ci possono sempre essere, come quando ci si trova in un ambiente attraversato da molte onde elettromagnetiche. Qui il segnale dei sensori rischia di essere ritardato. Per questo motivo, Greta ha previsto un motorino, preso in prestito dal controller della PlayStation, che produce una vibrazione appena il sensore rileva un ostacolo. E quanto costerebbe tutto questo? Intorno alle 60 euro. Greta non sa ancora cosa vuole fare da grande, ma forse è già grande. Sicuramente, comunque, desidera lavorare nel settore della tecnologia e continuare a trovare soluzioni utili per la società. Intanto, continua ad allenare il proprio talento con una nuova consapevolezza e con il desiderio di raggiungere tanti giovani come lei. Con lo smartphone a portata di mano, infatti, la nostra protagonista sta pubblicando su YouTube, Instagram e TikTok corsi di programmazione online con i quali desidera appassionare soprattutto le ragazze e i bambini. Il futuro che guarda al futuro. Asimov, Dick and Company ne sarebbero contenti. L'umano 0.3 ha messo mattoncino su mattoncino il proprio talento al servizio di tutti. L'umano 0.3 ci dimostra che a qualsiasi età, se si vuole, si può dare forma ai propri sogni per aiutare gli altri. Lei è Greta Galli. E tu? Che razza di umano sei? Avete appena ascoltato Ma che razza di umani? Un podcast prodotto da Milano All News, da un'idea di Elena Inversetti e Fabio Ranfi. Testi di Elena Inversetti, regia di Fabio Ranfi. Post produzione audio Annalisa Terzoli, in redazione Caterina Buracchi, voce Elena Inversetti.